Addirittura 4 gol, ma io penso che il Milan quest'anno non li abbia mai fatti 4 gol, ragazzi. Ci voleva il lockdown e ci voleva soprattutto questo Lecce che mi sta simpatico, una squadra simpatica, perché il Lecce non può starvi antipatico. Poi c'è Liverani che è un grande ex laziale, quindi a maggior ragione. Però ragazzi, io lo dico adesso e chi mi ha seguito anche nei video di questi giorni, nelle live, io ho detto il Lecce è la terza che va in Serie B. Dopo il Brescia, che intanto il Brescia sta pareggiando, cioè la Fiorentina è veramente una squadra più scandalosa della storia. Perché cazzo, non puoi non vincere anche col Brescia in casa. Comunque, piccola parentesi, io ho visto il Milan e ho fatto benissimo. Una partita alla fine comunque divertente, fin da subito, ricca di gol, poi a senso unico, però ci sta. E appunto, Milan penso che sia la prima volta che faccia 4 gol e ho visto un buon Milan, anche se secondo me questa partita non fa troppo testo. Allora, abbiamo visto che il Milan sicuramente è in palla, che c'è con la testa. Io invece avevo paura che il Milan magari rientrava un po' senza obiettivi. Invece il Milan c'è. Più l'ha lavorato bene, però non fa testo. Perché, ragazzi, il primo gol, cross di Çalhanoğlu, che oggi è stato comunque entrato in tutte le azioni. Perché io penso che lì in mezzo, ragazzi, Çalhanoğlu è il giocatore che se vuole, è il giocatore più tecnico che ti può inventare la giocata. Comunque, cross in mezzo di Çalhanoğlu. Intanto ha segnato il City adesso. Vabbè. Parentesi inglese, cross di Çalhanoğlu e c'erano, ha segnato Castileco e c'era solo Castileco e anche Bonaventura soli, soli in area di rigore e gli altri che dormivano. Poi c'è questo rigore perché Kjær è uscito, che Kjær sta facendo un campionato straordinario, è uscito, è entrato Gabbia, che ragazzi Gabbia, cioè si vede subito che sì, magari potrà diventare un buon giocatore, ma si vede subito che non è capace, cioè non siamo di fronte sicuramente a un difensore che potrà giocare in nazionale, secondo me, perché lo vedi subito, già Babacar l'ha messo in difficoltà. Comunque, rigore di Gabbia, causato da Gabbia, però secondo me non c'era, non c'era, anche se Pollo Gabbia lo stesso, perché induce l'arbitro a calciare rigore, Babacar non poteva fare nulla, però comunque, rigore. E Mancosu, bravissimo ragazzi, Mancosu alla Iniesta la tirata, ha guardato il portiere fino all'ultimo, Donnarumma sappiamo che i rigori li sa parare. E poi ha segnato. E lì sai, 1-1 dice, beh dai, può succedere di tutto, perché poi Lecce è una squadra che non gioca da piccola, non gioca all'italiana col catenaccio, ma gioca per giocare, propone gioco, a volte un po' troppo, come ad esempio oggi. Infatti, passa un minuto, tiro di Çalhanoğlu, Gabriel, inguardabile, anche lì portiere mediocre, i classici portieri che non trattengono un pallone, la respinge centralmente, anche lì vabbè, hanno lasciato solo Bonaventura, quindi colpa sia del portiere, sia della difesa e Bonaventura là. Insacca Bonaventura che sta pian piano ingranando. L'ho visto abbastanza bene. Anche che sì, oggi ho visto bene. Anche se ripeto, partita che fa poco testo. Perché anche che sì, era sempre libero, mai marcato. Quindi sì, bravi, però fino a un certo punto. Voglio vedere il Milan nelle prossime partite. E poi vabbè, è arrivato il 3-1 di Rebic. Anche lì da calcio d'angolo. Tipo il gol di Ospina in Napoli. Il gol di Insigne, di Mertens Insigne contro l'Inter. Rilancio del portiere. O delle, no, non era portiere. Il lancio delle, comunque di un giocatore del Milan. E Rebic da metà campo si è involato. Poi ha guardato Gabriel e l'ha messa lì. Però, cioè. E Saponara come ultimo uomo. Saponara. Quindi Bollecce veramente imbarazzante dal punto di vista tattico, soprattutto difensivo. E poi arriva il 4-1 di Leao. Ma anche lì cross di Conte e gol di Leao. Quindi oggi l'abbiamo viste tutte, ragazzi. Ma tutto facile, veramente. Ripeto, un buon Milan che secondo me con la testa c'è, e questo è importante per voi tifosi milanisti. Però, ripeto, voglio vederlo in partite più attendibili. E Lecce, ragazzi, che secondo me è destinato alla B. Quindi il 22 giugno io ve l'ho detto, poi se ho ragione vedremo tra un mese o due. Ci vediamo dopo con Bologna-Juve, ovviamente, si gufa, è stasera. Bologna-Juve, a dopo, bella.